Siamo sempre sul pezzo noi di Dedicato e sempre. Il tema che noi vogliamo affrontare e che lo stiamo affrontando grazie anche alla vostra sensibilità è quello del rispetto dell'ambiente e della natura. Allora, qui a Viareggio abbiamo Luca Gnizio, esatto, che è un eco social artist. Che significa? Spieghiamolo alla mia nonna che ci ascolta, nonna Raffaella. Ciao in studio, ciao a tutti. Ciao. Semplicemente che ho trovato un modo per aiutare l'ecologia e il sociale, ciao. E quindi in pratica studio come riciclare i materiali di scarto delle aziende e al tempo stesso cerco di coinvolgere sempre associazioni, quindi il prodotto finale alla fine è il frutto insomma di una collaborazione, di un abbraccio collettivo di più attori. Bisogna avere una mente geniale come la tua, ma soprattutto una grande sensibilità. Ad esempio, facciamo vedere qualcosa anche in studio. Questa è una sedia con un tavolino e lei è ottenuta dall'asfalto? Praticamente sì, è asfalto. Questa nasce come prima opera d'arte, una provocazione per dimostrare a tutti quanti sto iniziando su questo processo. E ma è pazzesco! E si può veramente fare tutto volendo, ecco. Io mi posso sedere sull'asfalto e l'asfalto si può riciclare. Questa è bellissima, mi piace. Jeans, scarti dei jeans. Questa è un'altra testimonianza dove invece ho messo insieme più di 300 negozi in Italia dove si è riciclato insieme e quindi oltre a creare dei lavori di jeans ho anche fatto partire dei corsi, ho aiutato del sociale, quindi è una testimonianza di come l'arte possa essere di aiuto. Ma ci si può sedere lì? Assolutamente sì. E poi c'è questa che è sorprendente, anzi questo diventa un momento artistico. Serena, mi siedo. Questi sono i... questo è il nylon. Nylon che c'è dentro ai copertoni, giusto? Esatto, quello che si trova all'interno del pneumatico. Oh mio Dio, che sta avvenendo? Questa è un'installazione artistica, diventa una poltrona che tiene caldo, giusto? Mi stai coprendo completamente. No, più che altro quello che voglio dire è che a parte il concetto del riciclo per ogni mia opera, ogni opera è un manifesto, quindi in questo caso si parla di desertificazione e del fatto che le opere possano sembrare quasi vive, non saranno mai uguali. Beh, guardate come sono a proposito di manifesto, Serena e Gigi, questa è l'arte. Ecco, adesso però mi scopro. Ero diventato un pezzo d'arte, un'installazione. Ecco, grazie mille. Per chiudere però, Luca, tu hai una grande sensibilità. Hai detto che in questa tua avventura c'è sempre stata un'amica che ti è stata vicina. Sì, io volevo fare una dedica alla mia cara amica Antonella, che è una persona preziosa, mi ha sempre aiutato e ha sempre creduto in me, quindi le voglio mandare un grande saluto da Viareggio. Un bacio grande perché grazie. Veramente, poi ti emozioni pure quando parli di lei. Lasciamo. E appunto volevo dedicare questa canzone a una che è una donna per amico. Allora noi ce l'ascoltiamo, ti ridiamo la linea Serena e ci vediamo domani. Grazie Domenico. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao Viareggio, domani.